Signori, vi presentiamo Rita Pavone. Rita Pavone. Ciao Rita. Ciao Mike. Grazie, grazie di cuore. È passato qualche anno, vero? Da quando hai debuttato nella mia trasmissione. 1,53 m. Ah, vogliono sapere quanto sei alta? Ha detto sei grande, 1,53 m. Molto più grande di 1,53 m, perché quando si regge per tanti anni così e si fa il successo che ha fatto lei, altro che 1,53 m, 2,53 m. Grazie. Sapete che è la donna che ha venduto più dischi, va bene? Nella storia della musica leggera italiana, lei è la cantante che ha venduto più dischi, ne ha venduti tra i 26 e i 30 milioni 26, di dischi. 26, 26, 26 milioni di dischi. La canzone che farà per noi adesso, tra l'altro, è estremamente interessante perché, pensate, è stata scritta da due big. Innanzitutto da una grande regista cinematografica, la Lina Wertmüller, avete visto tanti film suoi, e la musica fu scritta dal maestro Canfora, un altro big. La canzone si chiama Fortissimo e fu una canzone dove Rita Pavone cambiò un po' il suo stile, no? Sì, era una canzone che già mi dirigeva verso un altro genere di rapporto con la musica. Io sono più portata per le ballate, la gente mi vede molto scatenata, e invece amo molto più le canzoni sentimentali. Ah, e allora fu lanciata a Partitissima, pensate, del 1967. Partitissima era Canzonissima, l'avevano chiamata Partitissima quell'anno. Allora, Rita Pavone, Fortissimo. Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao, sottovoce, così nessuno capirà niente. Mi dispiace.